Buonasera a tutti, sono molto lieto di essere in comunione con voi per questo momento, per questo evento che ricordo molto bene lo scorso anno, questo Festival della Gratitudine. Certamente quest'anno il Festival si inserisce in un contesto del tutto particolare. Abbiamo vissuto mesi difficili e stiamo ancora continuando a vivere momenti difficili. In Italia forse un po' meno, però comunque siamo sempre in allerta, ma nel mondo intero sappiamo quello che sta accadendo. E quindi gratitudine significa riconoscimento a tutte le persone che hanno fatto qualcosa per la nostra città. E non possiamo dimenticare anzitutto gli operatori sanitari, anche i nostri operatori sanitari, quelli che si sono prodigati per gli altri, hanno messo a repentaglio la loro esistenza per salvare vite. E sostanzialmente ci siamo resi conto che cosa significa preoccuparsi, cosa significa la cura degli altri, no? Il senso di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti degli altri. E quindi questo momento è un momento molto bello per la nostra città, perché è il momento in cui diciamo il nostro grazie a tante persone che hanno contribuito in tanti modi, sia perché si sono prodigati venendo incontro con gli alimenti, le mascherine. Giovanni mi diceva e ci siamo detti anche durante il lockdown tante cose di come i piccoli gesti ciascuno di noi si è fatto prossimo agli altri. Anche la nostra chiesa nel suo piccolo si è fatta presente in tanti ambiti. Non parlo della Caritas, che la Caritas è sempre lì, ma parlo poi anche in maniera molto concreta anche di quello che noi abbiamo fatto per l'ospedale, il nostro ospedale, la chiesa calabrese, per quello che ha fatto. E continuiamo a vivere così, perché io sono convinto che una comunità che è capace di prodigarsi in questo modo cresce umanamente. E da parte nostra riconoscere il bene che si è fatto è qualcosa di importante, perché ci fa crescere umanamente. Io dico questo: il senso di gratitudine ci rende più umani. Voi mi permettete di una citazione che non vuole essere molto dotta, perché poi dice che siamo terra-terra, ma insomma, è un'espressione in tedesco: Denken ist danken. Pensare e ringraziare. Cioè, un uomo che è capace veramente di pensare fino in fondo è capace di dire grazie. E questa sera tutti quanti noi vogliamo dire il nostro grazie come città, come comunità, a tutte le persone che hanno fatto qualcosa per gli altri, perché hanno contribuito a far crescere umanamente, culturalmente, cristianamente, spiritualmente la nostra comunità. Grazie di vero cuore e arrivederci a presto, perché non vedo l'ora di essere di nuovo tra di voi ed essere con voi. Vogliamo qui il saluto del comune di Lamezia Terme e chiamiamo a tal proposito il vice sindaco Anturello Bevilacqua. Sindaco, buonasera. Buonasera e benvenuto. Esatto. Buonasera.
Allora, grazie a tutti, io sono qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale e sono felicissimo per questa manifestazione che ci consente di ringraziare chi in questo momento di grandissima difficoltà che abbiamo patito nel febbraio scorso per almeno 2 o 3 mesi ci ha aiutato in maniera veramente fattiva. Sono stati tantissimi, la città di Lamezia Terme da sola non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Tutti indistintamente quelli che premierete stasera, io non li indico per non dimenticare nessuno, ma tutti hanno contribuito insieme a noi, tutte le associazioni, anche i singoli imprenditori, ad aiutare questa città in un momento di grandissima difficoltà. Se questa città ha superato bene il momento, distinguendosi veramente, perché siamo stati, i lamentini diciamo sono stati bravi, bravissimi, meriterebbero tutti un applauso perché nel momento del lockdown sono stati veramente molto molto bravi. Facciamocelo questo applauso. Però senza l'aiuto, rimango nei 60 secondi, senza l'aiuto di tutti questi imprenditori che sono qui e di tutti gli altri amici delle associazioni di volontariato non avremmo potuto raggiungere i risultati positivi che abbiamo raggiunto. Quindi un grazie da parte di Paolo Mascaro che io rappresento, di tutta l'amministrazione comunale, a tutti questi signori che sono felicissimo stasera siano ricordati. Grazie. Grazie mille, è stato puntuale nei 60 secondi, non abbiamo sforato, se credo. Se continuo, ma è meglio di no. No, lei ha dato 60 secondi. Grazie. Io la ringrazio e ci vediamo più tardi. 60 secondi, scusa, ma un po'. Vedete quando Enrico Mentana fa 100 secondi? Io una volta. Programmare, sì, sì. Ah, anche io sono venuto a dire grazie a tutti quanti, a Katie, ma soprattutto a te.